Bene, vediamo con estrema chiarezza che gli elettroni si sono definitivamente sporcati, si sta continuando a depositare della sostanza sugli elettroni. Volendo capire come fare a prevedere quanta sostanza si andrà a depositare, dobbiamo cercare di capire la regola del gioco. Beh, la regola del gioco l'ha studiata Faraday negli anni 30 del 1800. Egli, facendo una serie di misure di eccezionale perizia e sensibilità, tenete conto che siamo in un'epoca in cui non si ha la minima idea di come è fatto un atomo, non si sa ancora in che cosa consistano le cariche elettriche, non si conosce bene nemmeno la struttura delle molecole. Di conseguenza, ciò che a noi sembrerà semplice e logico non lo era affatto a quell'epoca. Dopo la sua miriade degli esperimenti, Faraday poté arrivare a due semplici leggi. La prima legge di Faraday per la corrente nelle soluzioni elettroliche dice che la massa depositata agli elettrodi è direttamente proporzionale alla quantità di carica passata. Semplice capirlo, è ovvio. Tenete conto che misurare la quantità di carica passata è semplice da fare, basta moltiplicare la corrente per il tempo se la corrente si è fatto in modo che rimanesse costante. L'altra legge è un po' più complicata, però seguiamola con attenzione perché è estremamente interessante. Questa legge dice che a parità di carica, quindi facendo passare una determinata quantità di carica in diverse soluzioni elettrolitiche, ma la stessa quantità di carica, avviene che per ciascuna delle soluzioni il rapporto tra la massa depositata e la massa equivalente è uguale. Ma cerchiamo di capire bene cosa significa massa equivalente di una specie chimica. La massa equivalente è quella quantità di quella sostanza che, se dissociata in acqua, libera una mole di cariche elettriche, vale a dire un numero di Avogadro di cariche elementari. Dunque, è semplice sapere di una specie chimica qual è la massa equivalente, basta dividere la massa molare per il numero di valenza. Cerchiamo di capire bene. Se io ho una mole di cloruro di sodio, qual è la quantità di materia di cloruro di sodio che, se dissociata, mi darebbe esattamente un numero di Avogadro di cariche elementari? È giusto la mole, perché la valenza del cloruro di sodio è 1, e dunque, se tutte le molecole di cloruro di sodio si dissociassero, noi avremmo un numero di Avogadro di cariche elementari di ioni. Se invece si tratta di solfato di rame, disponendo di una mole di solfato di rame che si dissocia per intero, dato che ciascuna molecola porta con sé due cariche positive e due cariche negative, ci troveremo con un numero di Avogadro doppio di cariche elementari. Dunque, per avere solo un numero di Avogadro di cariche elementari, questa massa, la massa molare, dobbiamo dividerla per due per il numero di valenza. Dunque, la seconda legge di Faraday afferma di fatto che il rapporto tra la massa depositata, la massa molare moltiplicato il numero di valenza, vale identicamente per tutte le soluzioni elettrolitiche. Ma attenzione, il rapporto tra la massa e la massa molare non è altro che il numero di moli. Quindi è come aver detto che il numero di moli moltiplicato il numero di valenza deve essere uguale per ciascuna soluzione elettrolitica. Ed è logico, facciamo conto che questo sia il cloruro di sodio e questo il solfato di rame. Nel caso del cloruro di sodio la valenza è 1, quindi abbiamo un certo numero di ioni che si sono depositati sugli elettrodi. Nel caso del solfato di rame la valenza è 2, quindi il numero di ioni che si è andato a depositare deve essere la metà per aver portato la stessa quantità di carica.
C'è di bello che con quanto sappiamo oggi, Faraday non era informato di queste novità, le sue due leggi possono essere sintetizzate in un'unica formula molto semplice, che dice cosa? La massa depositata su ciascun elettrodo è uguale alla massa di ogni molecola, attenzione, questa è la massa molecolare, moltiplicato cosa? La quantità di carica passata, divisa per Z, il numero di valenza, ed è la carica elementare. È tutto molto comprensibile perché il rapporto tra la carica passata e la carica elementare ci dice quante cariche elementari hanno attraversato la nostra soluzione elettrolitica. Dividendo poi per il numero di valenza, cioè per la quantità di cariche che ciascuno ione portava, questo rapporto ci dice il numero di ioni che sono transitati e quindi sono andati a depositarsi. Moltiplicando per la massa di ciascuno di essi, è ovvio che otteniamo la massa totale che si è depositata sugli elettroni. Quindi attenzione, molto semplice da ricordare, ma molto importante. La massa depositata su ciascun elettrodo vale il prodotto tra la massa di ciascuna molecola o ione per carica diviso il numero di valenza per la carica elettronica elementare. Guardiamo i nostri elettrodi, guardiamo come sono sporchi, guardate che in soluzione ci sta adesso, questo è il polo negativo, il catodo, quindi questo è il rame, qui queste particelle nere che vedete in soluzione sono particelle di rame metallico. Invece anche questo si è annerito, qui si è depositato il solfato, lo ione solfato, praticamente zolfo ossigenato. Quest'altra soluzione, dove c'era zucchero e sale, guardate che cosa è accaduto, e guardate addirittura nel frattempo la corrente che sta passando è cresciuta perché evidentemente si sono dissociate un numero di molecole di cloro di sodio maggiore e quindi la corrente è addirittura aumentata, mentre questa è rimasta costante, di fatto non si vede fondo non sciolto, fondo solido. Il solfato di rame è interamente sciolto e quindi la corrente per adesso è costante. Dovrebbe essere tutto chiaro. Qui avete tutte le formule necessarie per cogliere il fenomeno e qui davanti abbiamo potuto realizzare le misure. Quelle che non abbiamo realizzato sono quelle fatte da Faraday, cioè pesare un elettrodo prima che una certa quantità di carica fosse fatta passare nella soluzione e dopo. Ovviamente occorreva un'estrema sensibilità, un'estrema cura nel fare queste misure. Faraday aveva il genio per farlo.